Amara sconfitta per il Volley Potentino, impegnato fuori casa contro l'Aurispa Alessano nel posticipo del decimo turno di andata del girone bianco in serie A2. Dopo 5 successi di fila negli ultimi anni sul campo di Tricase, per la Golden Blast Potenza Picena arriva la prima sconfitta in Salento. Gli uomini di Adriano Dipinto, orfani di Bucciarelli, incampano in una serata nera in ricezione, 15 ace totali subiti, e cadono in 4 set al cospetto della Aurispa Alessano. Nel primo set il Volley Potentino non riesce a tenere il servizio di Kulafic e concede 6 ace al montenegrino. I cambi di Dipinto non riescono a modificare l'andamento della partita. Il divario diventa sempre più incolmabile e il primo parziale termina 25-14 sul block targato Tomassetti. Nel secondo set si presenta in campo tutto un altro Volley Potentino, ma sul più 4 la squadra marchigiana torna a subire le offensive del club pugliese. Siamo sul 19-17 e capitola poi per 25-21 sul money out firmato da Kulafic. Nel terzo parziale Potenza Picena sbaglia meno e sfrutta i turni al servizio arrivando sul 13-19. Kulafic aiuta Alessano a risollevarsi fino al 17-20, ma Potenza Picena chiude con Bisi sul 20-25. In avvio di quarto set Alessano domina il servizio e Dipinto inserisce sia di Silvestre che 7 in banda. Il Volley Potentino recupera fino al 23-21, poi Lipinski e Kulafic stroncano ogni velleità di rimonta al termine di scambi appassionanti e combattuti, chiudendo il set sul 25-22. Un match a intermittenza per i giovani talenti biancazzurri, chiamati a riscattarsi nell'undicesima giornata in notturna contro la Sigma Aversa all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche il prossimo sabato 18 novembre.